Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come sempre ci ritroviamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e ovviamente andiamo a guardare le novità che sono arrivate anche con un po' di sorpresa. Effettivamente dal mining non si era visto nulla, o anzi si era visto qualcosina, ma non si era visto effettivamente quello che è stato aggiunto con questa update. Anche perché effettivamente si pensava che il banner in questione potesse essere un banner unico con per l'appunto Yuffie ed Eris. Cosa che invece è successa e che quindi ha un po' spiazzato le aspettative è il fatto che il banner con Eris era giusto, perché comunque il personaggio in questo caso per San Valentino ci poteva stare essere Eris, però è uscita anche lei da sola. Anche lei ha praticamente ricevuto il banner da sola. E ha ricevuto un banner anche abbastanza particolare, che ovviamente poi analizzeremo in un altro contesto, analizzeremo più nel dettaglio in un video apposito. Cosa andiamo a vedere in queste notizie? Andiamo a vedere ovviamente tutto quello che è stato praticamente aggiunto, quindi il nuovo Season Pass, della stagione 6, che come potete vedere abbiamo praticamente la raffigurazione di tutte le waifu in un unico, diciamo, in un'unica fotografia, che si chiama per l'appunto Sweethearts Chit Chat, quindi diciamo i pettegolezzi delle romanticone, o comunque fatto, tradotto diciamo in questa maniera, dove per l'appunto abbiamo Tifa ed Eris, poi Yuffie e sua madre Lucia, perché palesemente Lucia è la madre di Yuffie, 100 su 100 Lucia è la mamma di Yuffie, cioè guardatele, cioè è proprio, si vede, cioè, guarda, anche lo sguardo da questa foto, Lucia è la madre di Yuffie, guardate come la guarda, con quello sguardo amorevole di madre, proprio perfetto. Comunque, potrebbe starci anche come idea, però vabbè, vedremo. Successivamente, il Season Pass come funziona, quindi sbloccate gli obiettivi e ottenete la ricompensa. La cosa ovviamente buona di questo Season Pass, anzi di questi Season Pass che stanno mettendo praticamente adesso nel gioco, è che praticamente avranno incluso un ticket per scambiare un'arma 5 stelle. Quindi chi vuole effettivamente prendere il Season Pass avrà la possibilità di ottenere delle gemme, degli oggetti, ma soprattutto un ticket di scambio 5 stelle, che questi in futuro potrebbero effettivamente essere molto 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 utili. Successivamente abbiamo le campagne di febbraio, quindi abbiamo già schedulate e abbiamo già in ordine tutte le campagne che avremo durante il mese di febbraio, cominciando con la Premium Boost Campaign, che per l'appunto parte oggi fondamentalmente, quindi già siamo all'interno della campagna Premium Boost, fino al giorno 12 di febbraio alle 3 sempre del mattino. Durante questo periodo ovviamente l'ammontare di ricompense ottenute nelle Premium Quest verrà incrementato del 30%, quindi tanta roba. Successivamente, a partire dal 12 febbraio, avremo la Materia Boost Campaign, dove l'ammontare di ricompense ottenute nelle quest sintesi, quindi dove si ottengono i materiali per la sintesi, verranno incrementati del 20%, e soprattutto il Great Success Rate del potenziamento materie verrà incrementato del 20%. Successivamente, 19 febbraio, sempre alle 3 del mattino, avremo la campagna delle Weapon Enhancement, quindi l'ammontare di ricompense ottenute nelle quest di Weapon Enhancement verrà incrementato addirittura del 30%, e il Great Success Rate di potenziamento delle armi verrà incrementato del 20%. Successivamente, a fine mese, molto particolare come cosa, quindi dal 26 febbraio fino al 4 marzo, avremo praticamente l'ammontare di esperienza guadagnata nei training quest incrementata del 20%, e l'ammontare di ricompense ottenute nei training quest verrà incrementata anch'essa del 20%. Quindi ci sarà
un bel po' da fare all'interno del mese di febbraio, e ovviamente in base a quello che vi serve potete gestire bene diciamo la vostra stamina e poter farmare nei periodi indicati. La cosa che ovviamente più attira l'occhio in questo update è sicuramente il nuovo banner. Nuovo banner con Eris, che riceve per l'appunto la sua nuova arma, che addirittura rappresenta all'interno del gioco la prima arma con 3 barre ATB. Abbiamo la Nameless di Sephiroth, che ne ha addirittura 2, quindi estremamente rapida da spammare, ma in questo caso abbiamo la prima arma ad avere 3 barre ATB. Quindi andiamo a vedere che cosa fa. Andiamo a vedere, ovviamente, vabbè, il periodo del banner è ovviamente a partire da oggi, 5 febbraio, fino quindi al 19 febbraio alle 3 del mattino. E anche questo ovviamente è un banner singolo, quindi banner personaggio singolo vuol dire che tutte le armi inserite in wishlist avranno una probabilità di uscire dell'1%, quindi uguale all'arma featured. Quindi se volete pullare, fatevi una bella wishlist, perché è molto probabile che possiate in un qualche modo gonfiarvi gli overboost tramite le wishlist. Nuova arma e nuovo costume per Eris, dove appunto abbiamo la nuova arma che si chiama Floral Wand, che sblocca l'abilità Floral Flare, che come potete vedere consuma solo 3 barre ATB. Attacco che infligge 420% di danno non elementale fisico. Quindi può sembrare magico, ma in realtà è un danno fisico, non elementale, che riduce addirittura il danno fisico, e se i propri HP sono superiori al 50%, infligge anche Wind Resist Down. Quindi abbiamo l'arma che mette Imperil di tipo vento. Però abbiamo un piccolo, diciamo, problemino, fondamentalmente, perché è vero che l'arma in questo caso fa danno fisico, riduce il danno fisico e riduce anche il danno vento, il che renderebbe quest'arma una perfetta sincronia, una perfetta combo con Yuffie. Però ricordiamoci anche che Eris ha un Arcanum vento con un'arma magica. Quindi è un po' particolare la scelta. È un po' particolare, ma ne parleremo poi quando ne discuteremo nel banner. Mentre invece per quanto riguarda la skin abbiamo la Floral Gown, dove appunto abbiamo Refined Ability con Boost per gli HP e il Boost per quanto riguarda Buff, Debuff, Extension, quindi anche Stats, Potencies e Resistenze. Quindi abbiamo un'estensione di tutto quello che è Buff, Debuff, che in realtà di per sé non è male, ma su Eris non saprei. Poi ovviamente vabbè, le stamp card sappiamo benissimo come funziona, eccetera eccetera. Quindi questo è fondamentalmente il banner nuovo che abbiamo presente all'interno del gioco, e ovviamente accompagnata dalla seconda parte dell'evento di San Valentino. Quindi sono state aggiunte ulteriori informazioni per quanto riguarda l'evento di San Valentino. Cominciamo con l'inserimento dell'arma free to play di Matt, che sarà possibile ottenere e farmare tramite l'esplorazione ovviamente di Barrett a parte, e anche ovviamente tramite lo scambio degli oggetti presenti all'interno dello shop. Questa è un'arma di cui vi avevo già parlato, che era già stata data mainata, quindi sapevamo già che la seconda arma dell'evento sarebbe stata quella di Matt, che in questo caso è la forchetta gigante. Forchetta gigante che sblocca l'abilità appunto di incrementare leggermente l'attacco fisico e garantire regen. Quindi è un'arma che fondamentalmente per Matt è buona se non possedete la Brandbind Spine, che è praticamente la sua controparte, però molto più forte. Quindi questa potrebbe essere, diciamo, una buona idea, perché comunque si può maxare, si può fare tutto, e quindi vi dà la possibilità di poter buffare. È vero che non dovrebbe esserci lo slot cura all, quindi la Brandbind Spine vi consente di fare 2 in 1, questa purtroppo no, quindi è una versione un po' depotenziata di quello che effettivamente Matt è in grado di fare. Però nonostante tutto abbiamo comunque Boost HP come Refined Ability principale, quindi anche questa potrebbe essere comunque una buona arma da poter piazzare un pochettino così in giro ai nostri personaggi, per cui ovviamente poi è free to play, per cui tutto ciò che è gratis ci piace.
aggiunti altri oggetti ovviamente nell'exchange, dove appunto abbiamo le parts, le weapon parts di Matt, le memories per quanto riguarda Matt e ovviamente ticket che potremo scambiare per ovviamente tentare la fortuna o shaftare come sempre, perché io praticamente con questi ticket ormai sono un maestro dello shaft. E aggiunte le high risk battle, quindi praticamente le battaglie con un alto tasso di rischio, dove è possibile ottenere un status estremamente positivo e ovviamente di controparte riceverne un altro che può essere più o meno negativo in base ovviamente alla vostra, al vostro setup. La cosa ovviamente fondamentale è cercare di puntare a un punteggio alto per ottenere più ricompense possibili. E per quanto riguarda ovviamente gli aggiornamenti e tutto quello che c'era da dire, abbiamo effettivamente concluso. Ovviamente due paroline sul banner ve le vorrei spendere, perché comunque penso che sia giusto, anche se ci farò al solito un video a parte, però ricordatevi che comunque il banner è a personaggio singolo, quindi avrete comunque delle percentuali simili, anzi praticamente identiche all'arma in featured, quindi sempre 1%, e quindi sarà un po' più difficile forse ottenere quello che volete. È comunque un banner di cui discuteremo, però ricordatevi sempre questo piccolo meccanismo del banner a personaggio singolo, ok? Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video al solito possa esservi stato utile e ovviamente ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Bye bye!